Buon pomeriggio, martedì 2 luglio 13.30 in punto, ben ritrovati con Infostudio. Proprio nel giorno in cui il ministro dell'Interno Matteo Salvini è in Calabria, all'Imbadi, dove stamattina ha partecipato, ha presenziato praticamente alla cerimonia di consegna di un immobile confiscato alla Cosca Mancuso di Limbadi alla associazione San Benedetto Abate, deflagra la vicenda di quattro onlus. Si chiamano Volontari Senza Frontiere, Milano Solidale, Amici di Madre Teresa ed Area Solidale, tutte operanti fra Lodi, Pavia e Parma, ma il cuore della questione proprio a Lodi, dove risiedeva la promotrice di questo affare illecito. Deflagra, dicevo, la vicenda di quattro onlus che percepivano soldi per l'assistenza ai migrati e che in cambio non offrivano quell'assistenza e che erano oltretutto collegate all'Andrangheta. Le persone arrestate sono 11 per associazione per delinquere, truffa allo Stato ed autoriciclaggio. L'inchiesta è stata condotta dalla Procura di Milano e l'inchiesta si chiama Fake Onlus, inchiesta nata sulle ipotesi di malversazione ed illeciti commessi proprio all'interno di alcune organizzazioni senza scopo di lucro che si occupano di accoglienza dei migranti. Non si è trattato di eccezioni, ha detto il pubblico ministero Gianluca Prisco. Non bisogna sottovalutare, però ha aggiunto che ci sono altre onlus che invece hanno ben gestito l'accoglienza di migranti. Queste quattro onlus sotto accusa avrebbero tra l'altro utilizzato documenti falsi per partecipare ai bandi pubblici per ottenere fondi destinati all'accoglienza di centinaia di persone. Dalle indagini risultano profitti illeciti su un giro di finanziamenti di circa 7 milioni e mezzo di euro. I rappresentanti legali di queste onlus avrebbero utilizzato per scopi personali oltre 4 milioni e mezzo dei 7 milioni e mezzo ottenuti illecitamente. Le onlus al centro dell'operazione, come detto, risultano collegate a noti pluripregiudicati appartenenti all'Andrangheta. Addirittura i contatti risalirebbero al 2002-2003, stiamo parlando di più di 15 anni fa, e sarebbero state utilizzate, le onlus intendo, per consentire a persone recluse di accedere a benefici di legge attraverso l'assunzione presso le predette cooperative. Onlus che sarebbero state sfruttate per far ottenere alle persone detenute, attraverso il rilascio di documenti falsi, la concessione della misura alternativa alla detenzione da parte del magistrato di sorveglianza. Le indagini sono partite 2 anni fa e hanno accertato la progressiva costituzione di queste onlus collegate tra loro da mirati interscambi di cariche amministrative appositamente costituite solo per partecipare ed aggiudicarsi le gare indette dalle prefetture, spesso offrendo il prezzo più conveniente a ribasso e producendo a supporto documenti non veritieri su servizi offerti ai migranti, servizi che poi in realtà, come avevo già specificato, non venivano erogati. Le immagini specifico ancora sono, e sottolineo, sono di repertorio, non pertinenti all'inchiesta di cui abbiamo appena parlato, ma nella tarda mattinata a Milano si è svolta la conferenza stampa e immagino, insomma, che torneremo su questo argomento in testa all'edizione anche alle 19.15. Il ministro dell'Interno Salvini, che quasi non aspettava altro, ha detto che appunto questi 11 arresti per truffa aggravata, autoriciclaggio, associazione a delinquere e questi soldi che facevano gola alle 4 onlus di Lodi, Parma, eccetera, sono l'ennesima dimostrazione che meno sono gli sbarchi e meno soldi giungono ai professionisti dell'accoglienza, così li ha definiti. Risparmiamo e investiamo per assumere più forze dell'ordine. Allora, abbiamo estratto le immagini sono del profilo Facebook del ministro Salvini ed è per questo che la qualità non è eccellente, sono immagini ovviamente che sono state trasmesse grazie ad internet e non sempre i collegamenti sono eccellenti, e questo è il motivo dello sfarfallio delle immagini. Salvini si sofferma proprio sulla vicenda di Lodi e parla, legandosi ad essa, della sorte della comandante della Sea-Watch 3 Carola Strucker, e poi Carola Ackert, e poi ha anche parlato dell'arrivo delle forze dell'ordine in Calabria. I numeri sarebbero questi: 177 già arrivati, altri 156 che devono arrivare entro aprile 2020. Aggiungo che ha precisamente interpellato, ma è stato laconico su questo nella risposta, circa l'eventuale rivendicazione della candidatura alla presidenza della regione per il centrodestra. Salvini ha detto in maniera tranciante: no, noi non rivendichiamo alcunché, non
saremo i candidati, non sarà un candidato della Lega quello designato alla presidenza per la Regione Calabria per il centrodestra. Ascoltiamo. Ma anche stamattina sono stati arrestati 11 persone in Lombardia per il business dell'immigrazione, perché lucravano sull'immigrazione. Quindi è chiaro ed evidente che l'immigrazione di massa porta soldi solo alle mafie. E quindi noi vogliamo un'immigrazione controllata, qualificata, limitata, positiva. E poi una Calabria che ha il 50% di disoccupazione giovanile ha bisogno di lavoro per i giovani calabresi, non ha bisogno di importare da fuori nuova manodopera. La comandante deve essere condannata, secondo lei? Oggi si pronunciano i giudici, mi sembra che le parole del procuratore di Agrigento di ieri siano state chiarissime. Non c'era stato di necessità e c'è stato deliberatamente un attacco a una nave militare italiana. Quindi se non basta questo per stare in carcere, non so cosa bisogna fare. Per stare in Calabria ne sono arrivati 177 e altri 156 ne arriveranno entro aprile 2020. Quindi sono più di 300 uomini già arrivati e in arrivo entro la primavera dell'anno prossimo. Sanità canabrese sempre in fibrillazione. Ieri in poche ore abbiamo chiuso il telegiornale ieri sera parlando delle dimissioni di Thomas Schell. Poche ore dopo è arrivata la nomina di 3 commissari sulle 7 aziende tra sanitarie e ospedaliere ancora vacanti. Quindi se da una parte il settore è terremotato, dall'altro si cerca di creare dei contrafforti, sta di fatto che dissidio interno, tutto interno all'ufficio del commissario tra il titolare Cotticelli e il suo vice, l'ingegnere italo-tedesco, ieri è venuto ed è flagrato, è venuto fuori in tutta la sua in tutta la sua effettiva dimensione, perché erano dei sussurri quelli che avevamo sentito. Poi effettivamente, dato che l'ultimo atto congiuntamente era stato firmato venerdì, non poteva non esserci qualcosa di insanabile tra Cotticelli e Schell se le dimissioni hanno seguito, ripeto, la circolare sulle assunzioni di venerdì scorso. E poi ci sono le tre nomine effettuate per le aziende ospedaliere di Catanzaro e Cosenza e per l'azienda sanitaria di Crotone. Riassumiamo i fatti delle ultime ore. Fra poco finiranno anche gli aggettivi e la fantasia. Che la sanità calabrese potesse ogni giorno essere fonte di novità clamorose era noto, ma la giornata di ieri, in quanto a cambiamenti e scalpore, rischia di restare insuperata. In poche ore si passa dalle dimissioni del subcommissario Schell alla nomina di 3 commissari su 7 attesi, prima reazione del governo alla doccia fredda del primo pomeriggio, quando il ministro della Salute, Giulia Griglo, aveva annunciato l'addio del vicecommissario che, dopo 6 mesi, lascia l'incarico ufficialmente per motivi di carattere personale, come ha specificato sempre il ministro. In realtà, le dimissioni di Schell sono dovute a uno scontro latente fra l'ingegnere italo-tedesco e il commissario, Saverio Cotticelli, inaspritosi negli ultimi tempi e dissimulato con sempre maggiore difficoltà. Alla base, le incomprensioni fra Cotticelli e Schell, ovvero le divergenze di vedute circa i criteri da seguire per la scelta dei commissari delle aziende e le modalità per procedere con le assunzioni di personale, attese con ansia in tutti i reparti di tutti gli ospedali dopo il lunghissimo blocco del turnover. Proprio venerdì scorso, Cotticelli e Schell avevano firmato la circolare con cui davano il via libera alle assunzioni a tempo indeterminato delle figure professionali occorrenti e per le quali era già arrivata l'autorizzazione anche da parte del precedente commissario, Scura. Sembrava tornato il sereno e invece era l'ultimo atto del duello che evidentemente ha visto Cotticelli prevalere. Schell lascia appena 6 mesi dopo l'insediamento ed è la seconda volta su 2 che gli capita di non terminare il mandato. Avvenne anche quando l'allora giunta regionale di centrosinistra, guidata da Agazio Loiero, lo chiamò alla guida dell'azienda sanitaria di Crotone. Il ministro Grillo ha rassicurato sull'individuazione e la nomina entro pochi giorni del nuovo subcommissario, ma per stemperare l'altissima tensione nella sanità calabrese ha usato il decreto Calabria per nominare i commissari dell'azienda sanitaria di Crotone e delle aziende ospedaliere di Catanzaro e Cosenza. A Crotone arriva Gilberto Gentili, mentre 2 donne saranno a capo delle aziende ospedaliere ancora scoperte. Per l'azienda pugliese Ciaccio di Catanzaro è stata nominata Isabella Mastrobuono, per Cosenza Giuseppina Panizzoli. I 3 nomi facevano parte dell'elenco che la struttura commissariale aveva inviato il 21 maggio scorso al presidente della regione Oliverio e che il capo dell'esecutivo aveva volutamente ignorato, al culmine di uno scontro assolutamente insanabile col governo giallo-verde insediatosi 13 mesi fa.
Restano dunque in sospeso le aziende sanitarie di Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia e l'azienda ospedaliera di Reggio Calabria e per le nomine i tempi non saranno brevissimi, sia perché dovrà essere ripetuta la procedura del decreto Calabria, che prevede che i designabili siano sottoposti alla Regione, sia per l'atteggiamento di oramai pregiudiziale chiusura da parte di Oliverio, che da quell'orecchio non intende sentire, sia ancora per i veti incrociati che si sarebbero innescati nella stessa maggioranza fra 5 Stelle e Lega su alcuni nominativi. È crollata una parte del soffitto, l'intonaco del soffitto, nella stanza riservata ai medici e agli infermieri del servizio di urgenza 118 di stanza a Mesoraca, nel presidio di località Campizzi. Il crollo è avvenuto nell'area in cui solitamente, ripeto, ci sono i medici e gli infermieri. Per fortuna a quell'ora non c'era alcuno, non ci sono stati quindi feriti, lì stazionano in attesa naturalmente di essere chiamati per i servizi di soccorso. Dicevo, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area e disposto la chiusura per motivi di sicurezza appunto del locale in cui è avvenuto il crollo, che secondo i primi accertamenti è stato causato da infiltrazioni d'acqua. Peraltro c'erano già state diverse segnalazioni, però non sono seguite a queste segnalazioni, non sono seguiti interventi. Si fa notare che il servizio 118 è regolarmente proseguito. I sanitari sono spostati in un'altra stanza. Intorno alla mezzanotte scorsa un uomo ha perso la vita sulla statale 106 alla periferia nord di Crotone. Vincenzo Perna, 41 anni, che vedete nella foto, stava guidando uno scooter e dietro di lui c'era anche il figlio di 10 anni. Stavano rientrando da località Margherita, dove l'uomo aveva arbitrato una partita di calcetto amatoriale. Si trovava in sella alla moto insieme al figlio, ripeto, quando per cause in corso d'accertamento è stato tamponato da un Alfa Romeo Giulietta condotta da un 22enne di Crotone. L'auto ha trascinato per una decina di metri lo scooter, che come vedete è rimasto incastrato nella parte anteriore della vettura. I corpi di Perna e del figlio sono stati sbalzati naturalmente sulla strada, avevano entrambi il casco. Il bambino gravemente ferito è stato portato all'ospedale di Catanzaro, adesso i medici sono riservati la prognosi, ma comunque non sarebbe in pericolo di vita. Il guidatore dell'auto, che è risultato negativo al test dell'alcol e della droga, è stato denunciato per omicidio stradale e lesioni. Dopo gli arresti di due agenti di polizia penitenziaria, un terzo era anche rimasto coinvolto il 19 giugno scorso, lo ricorderete, con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa per aver dato assistenza in tutti i sensi davvero ad esponenti delle cosche Lanzino, Ruapa, Titucci, Bruni Zingari e Rango Zingari, ieri parziale rivincita degli agenti di polizia penitenziaria che nel carcere hanno ritrovato 4 telefoni cellulari. Sono stati fatti questi ritrovamenti ieri mattina nel corso di attività di controllo e di perquisizione, ne danno notizia i segretari generale aggiunto Giovan Battista Durante e nazionale Damiano Bellucci del SAPPE, che è appunto il sindacato di polizia penitenziaria. A Crotone i carabinieri hanno arrestato un uomo di 42 anni per detenzione di droga. Perquisendone l'abitazione in via Acquabona, in una cassetta metallica hanno trovato un involucro con dentro 84 grammi di cocaina e 2 bilancini elettronici. Nel giardino, invece, in un fusto in acciaio sottoterra, è stato il filo di un cane antidroga, che è quello che avete visto nella foto appena mostrata appunto sulla destra, che ha messo sulla buona strada per ritrovare addirittura altri 2 chili quasi di cocaina, 2 involucri che contenevano in tutto 1965 grammi appunto di cocaina. L'uomo adesso si trova nel carcere di Crotone. A Crotone restiamo, ma per parlare questa volta di nuoto, perché dopo il rinvio di sabato scorso, forzato, c'erano più di 20 nodi di tramontana, sarebbe stato praticamente impossibile se non inducendoli, costringendoli al massacro, mettere in acqua insomma gli atleti, i nuotatori. Domenica prossima, 7 luglio, si terrà la 31esima edizione del trofeo Ugo Pugliese, da Crotona fin quasi a Capocolonna e ritorno. Una traversata, scusate, i 10 km e dopo la traversata dello stretto quella di più lunga durata e anche più prestigiosa che si tiene in acque libere nella nostra regione. Lo squalo Federico Tamborrino è già in agguato, di 30 edizioni se ne ha aggiudicate ben 4, l'anno scorso tornava a Crotone dopo 2 anni in cui non c'era stato, 2016-2017, e ha nuovamente imposto la sua legge. Quest'anno però, stando alle previsioni, non gli sarà facile riconfermarsi. La 31esima edizione del trofeo Ugo Pugliese, storica gara di nuoto di fondo in acque libere sulla lunghezza di 10 km, si svolgerà domenica prossima 7 luglio.
I manifesti affissi sui muri della città recano ancora la data di sabato 29 giugno, ma l'eccessiva ventosità prevista nello scorso fine settimana nello specchio d'acqua tra il porto di Crotone ed il promontorio Lacinio, tramontana fino a 22 nodi che avrebbe reso proibitiva la fatica degli atleti, ha obbligato, più che consigliato, ad un rinvio che rappresenta un inedito nella lunga storia della traversata organizzata da Lega Navale di Crotone, CONI, Area Marina Protetta di Caporizzuto, Yachting Croton Club e BPR. Sono 29 i nuotatori di 19 diverse società iscritti all'edizione 2019, provenienti da 6 regioni. E fra loro ci sono anche 5 crotonesi che si contenderanno la 19esima edizione del trofeo Amare il Mare. Ma per la vittoria assoluta, l'attesa è tutta per vedere se si riuscirà a spodestare Federico Tamborrino, che vanta il maggior numero di vittorie, 4, l'ultima ottenuta un anno fa dopo 2 anni di assenza. L'attacco al regno del nuotatore napoletano, però, è già cominciato. I suoi principali avversari dovrebbero essere 2 atleti del circolo Posillipo, ovvero l'altro napoletano Marco Magliocca, che a febbraio ha vinto il titolo regionale dei 5.000 metri in Campania, regione che storicamente rappresenta un serbatoio per il nuoto di fondo italiano, ed Emanuele Russo, che il 14 luglio 2018 a Malta ha vinto il bronzo agli europei nella 20 km. Insomma, l'incertezza sulla vittoria finale sarà una delle caratteristiche della 31esima edizione. Da nuotatore, qual è la difficoltà o comunque la caratteristica tecnica di questa traversata? Allora, diciamo che una 10 km ci vuole una preparazione adeguata, perché è una gara di fondo, quindi di lunga distanza, e gli atleti devono essere ben predisposti e preparati. Poi naturalmente in acqua, se le condizioni sono ottimali, si fa meno sforzo, ma se poi vediamo che ci sono condizioni in cui il mare può essere un po' più agitato, le condizioni, le difficoltà vanno a aumentare. Comunque sono tutti atleti che sono preparati per questo tipo di gara, poi c'è tutta la sicurezza in mare che viene offerta dalla Lega Navale, e quindi una delle prerogative perché scelgono la nostra gara tanti atleti è quella che proprio perché offriamo questo servizio di sicurezza e di assistenza e di organizzazione della manifestazione. La gara partirà dal Molo Sanità, la virata come al solito al giro di boa sotto l'Irto. Le premiazioni si terranno alle 20 presso la Lega Navale di Crotone. Per il presidente Giovanni Pugliese, il trofeo è il modo migliore per ricordare la passione di suo padre per il mare che egli stesso ha ereditato. Ricordare un proprio caro è sempre emozionante. Ricordarlo così, un uomo di mare, per una manifestazione di nuoto penso che sia una cosa adeguata, molto bella. Una manifestazione che dura 31 anni vuol dire che è organizzata bene, che è riconosciuta a livello nazionale, che i giudici e i nuotatori che vengono nostri ospiti in questa manifestazione si fidano dell'organizzazione che c'è dietro. Sarà molto combattuta perché ci sono perlomeno 3 o 4 di livello molto alto, per cui penso che sarà combattuta e non darei per scontato il risultato come poteva essere qualche altra, in qualche altra occasione di questa manifestazione. Che dunque assegnerà la 31esima edizione e ora incombe Io Scelgo Calabria. Io Scelgo Calabria, facciamo bene ciò che nel nord Italia fanno già benissimo. Consumiamo i nostri prodotti, aiutiamo i nostri produttori a stare in piedi, a far crescere le loro aziende, a creare nuovi posti di lavoro puliti. Io Scelgo Calabria. Serata dedicata all'incontro tra 3 eccellenze calabresi e la tipica cucina catanzarese interpretata da Tonino Zangari e dalla sua squadra. La griglieria Trattoria di Catanzaro Lido, a Fettina d'Ozzu Tonino, ha ospitato la serata targata Io Scelgo Calabria, nella quale larghissimo spazio hanno avuto 3 specialità calabresi che possono arricchire la proposta gastronomica della regione ad ogni livello.
l'andugia da filiera corta promossa da Magna Grecia Lifestyle e prodotta da Michele Dotro Spiringa, il caciuto, un gradevolissimo amaro che nasce nella terra del bergamotto, il doc Ciro rosso delle tenute Iuzzolini a base di vitigno gaglioppo. Protagonista della cucina insieme alla carne è stata l'andugia, assaggiata in purezza ma anche quale condimento di un gustosissimo piatto di spaghetti proposto da Torino. Si tratta di un'andugia di Spiringa che nasce nel pieno rispetto dell'identità territoriale del Monte Poro. Sia i maiali sia il peperoncino utilizzato per l'impasto vengono prodotti in loco e persino le materie prime utilizzate per nutrire i maiali, mais, grano tenero o avena, sono coltivate nei fertilissimi campi del Monte Poro. Ne nasce una specialità davvero pregiata, di un piccante ricco di profumi che dice no all'uso della chimica, di insaporitori, conservanti, coloranti, ma anche agli OGM e alle carni o al peperoncino di provenienza estera. La cena è stata accompagnata dal Ciro Rosso Doc delle tenute Iuzzolini a base di vitigno gaglioppo, una scelta precisa che l'azienda vinicola ha compiuto fin dalla sua nascita in direzione del recupero e della valorizzazione dei pregiati vitigni autoctoni. Il pluripremiato Rosso Classico, prodotto sulle colline argillose del territorio di Ciro Marina, ha così esaltato i sapori della cucina a base di ottima carne proposta dalla griglieria Trattoria. Altrettanto rispettoso dell'identità territoriale di un pezzo di Calabria unico al mondo è il caciuto, nato dalla creatività dell'azienda La Spina Santa di Bova Marina. Si tratta di un infuso di alloro, finocchietto selvatico, liquirizia e bergamotto, un amaro gradevolissimo e profumato che nasce dall'antica tradizione dei liquori fatti in casa e da un sapiente mix di erbe che mette al bando la chimica. Alla serata erano presenti il general manager di Magna Grecia Lifestyle Salvatore Gaetano, che è anche l'editore di Video Calabria, e Massimo Tigani Sava, ideatore del progetto mediatico Magna Grecia Lifestyle, oltre che direttore editoriale dello stesso gruppo Video Calabria. Anche attraverso l'organizzazione di serate come quella catanzarese, in modo tanto semplice quanto ricco di significati, Io Scelgo Calabria sta proseguendo nella sua mission di costruire un forte mercato interno regionale. La Calabria ha bisogno di costruire un forte mercato interno. Io Scelgo Calabria. Salvatore Gaetano ha commentato: tutta la nostra potenza mediatica è a disposizione per sostenere il progetto Io Scelgo Calabria, che può davvero dare una spinta positiva alla crescita della regione, una crescita pulita e che riguarda il futuro di migliaia di piccole e medie aziende agroalimentari e artigiane. L'economia, ha aggiunto Massimo Tigani Sava, è fatta da una sommatoria di cose semplici, di gesti quotidiani, di scelte che consumatori, produttori e gestori della ristorazione possono compiere ogni giorno sostenendo in modo reale il sistema Calabria. Servono solo amore per la propria terra, buona volontà e un atteggiamento di generosa attenzione per ciò che la Calabria produce, senza fermarsi a contare i centesimi, ma comprendendo che ogni euro che resta nella regione può significare creazione di nuovi posti di lavoro. Questa edizione del telegiornale termina qui, torniamo alle 19:15 circa, vi ricordo che per restare aggiornati c'è tgcal24.it e vi ringrazio per la cortese attenzione, a più tardi.